Di Sua Maestà Filippo di Spagna a Sua Maestà Luigi di Francia. Un corriere dalla Spagna? Aprite i cancelli! Deschandra, è il corriere di Spagna. Sì, lo so. Che ci porterà, guerra o pace? Pace, ma eterna per noi due se riscoprirà la vezzosa Pompadour nel mio appartamento. Da quando in qua il Prode de Chandra teme per la sua testa? Per la mia? Per la tua? È una testa troppo carina per rotolare in fondo a una cesta. Tesoro, sarebbe in buona compagnia. Ah, tu pensi a tutto, mia cara Pompadour. Maestà. Maestà. Cosa c'è? Sì, un corriere dalla Spagna. Venite, venite. Che si dice in Spagna? È la guerra? Non ancora, maestà. E allora che c'è? Parlate, presto, parlate. Re Filippo ritiene che le correnti antifrancesi possano ancora essere messe a tacere. Ma come, come? Un'alleanza basata su un matrimonio. Su un matrimonio? Sì, maestà. Fra Maria, principessa di Spagna, e un nobile francese scelto da voi. Che ne dite, Darmon? Filippo è astuto, sì, riconosce gli spagnoli. Sa che un matrimonio ecciterebbe le loro immaginazioni ed eviterebbe la guerra. Sì, sì, questo è vero, lo so. Ma siamo prudenti, bisogna scegliere l'uomo adatto. Voi, corrieri, andate a riposarvi, vi farò chiamare. Sì, Darmon, dobbiamo scegliere l'uomo adatto. Un uomo assai bello, audace, geniale. Un uomo che sia capace di affascinare la corte di Spagna. In altre parole, sire, il duca de Chandra. Sicuro. Brillante idea, sire, brillante idea. Ovvia scelta. Che libera la corte del suo vivace temperamento, della sua rapida lama e soprattutto della sua concorrenza in amore. I giovani dovranno essercene grati, Darmon? Per non parlare dei non più giovani, sì. Chissà che diavolo. Cosa volete dire? Oh, niente, niente, sire. Solo che ho notato ieri la bellissima Madame Pompadour elargirgli un sorriso. Un sorriso? Un sorriso? Cos'è un sorriso? È così? Che cosa importa, sire? Ormai partirà fra giorni. Fra giorni? Partirà stasera. Rinviate subito il corriere in Spagna. E dica a Filippo che sua figlia Maria sposerà il beniamino della corte di Francia. Il simpatico, cavalleresco, affascinante, principe del sangue. Il nostro beneamato duca de Chandra. Benissimo, sire. Informate de Chandra, la regina e i ministri. Spargete la voce. Questo è un gran giorno e la Francia deve celebrarlo. Oh, giusto cielo. Chiamate il barbiere. Cercate Monsieur Beaucaire. Chiamate Monsieur Beaucaire. Monsieur Beaucaire! Monsieur Beaucaire! Monsieur Beaucaire! Monsieur Beaucaire! Monsieur Beaucaire! Monsieur Beaucaire!
stanza della cameriera. No, grazie. Come nella stanza? Oh. Andatemi, no, non trattenetemi. Avete spezzato il mio cuore in mille pezzi. Ecco, qui c'è un uomo che si uccide a causa vostra. Ok, fermo. No, non trattenetemi, Mimì, no. Io... Siete voi? Ci vedremo poi, ora mi sto impiccando. Beaucaire, non dovete uccidervi. E perché no? Dovete radere il re. Ho consumato il sapone. Il re? Allora è diverso. Aiuto! Ehi, la corda non è fissata. Già, stavo facendo la prova generale. Ah, ma caro Beaucaire, perché volete uccidervi voi con un simile avvenire? Per Mimì. Mimì, e volete tormentarvi per una sciocca lavapiatti? Che lavapiatti? È la nuova cameriera del re, si è promossa al piano nobile. Ecco, ciò. Si è promossa al piano nobile, ma nel cuore ha un piano ignobile. Ma forse no. Non conoscete Mimì, è ambiziosa come un pavone. È da anni che aspira al piano nobile. Oh, vorrà sviluppare la sua mente. No, la mente ce l'ha sviluppata e ha sviluppato anche il resto. Ebbene, allora chi vi crucia? Il re, se lui la nota gli piace. È il re. Beaucaire, mi sorprendete. Una cameriera non si fa notare dal re se proprio non lo vuole. Esatto, se non lo vuole. E allora? Ma lo vuole. Ne siete certi? Certissimo, sono caduto ai suoi piedi. Le ho detto che se tutto era finito mi sarei impiccato. E lei cosa ha fatto? Mi ha prestato la corda. Tu? Beh, io... Beaucaire! Mio povero amico. Avete ragione. Bisogna che vi uccidiate. Già. Avete ragione assolutamente. No, ecco, ragioniamo con calma. Io... Beaucaire, sentite, siete un francese, no? Sì. Un uomo d'onore, no? Sì. Tradito in amore, no? Sì. Allora dovete uccidervi, no? No. Ecco fatto, io vado a lavorare. Mimì. Oh, siete ancora vivo? Dite al re che aspetti. Mimì, state facendo un brutto sbaglio. Non ho niente da aggiungere, Beaucaire. Non ve lo lascerò fare. E voi cosa c'entrate? Fuori dai piedi, barbiere. Siete sicura di voi, vero? E se il re non vi guardasse più di una volta? Non occorre altro. Una volta basterà. Mimì, vi rendete conto di quel che fate? Lasciarmi? E per chi? Per un re. Mimì, io ho un avvenire. Ora sono un piccolo barbiere, ma un giorno avrò una bottega mia con due sedie, tre sedie, forse anche quattro. E il re che ha? Una sedia sola. Pensate a quello che c'è sopra. Ma proprio per questo, non pensate a quelle donne del piano nobile. Si accorgeranno dei vostri intrighi. In questo palazzo ogni donna intriga. E cane non mangia cane. La regina è fuori gara, però. Dov'è quel Beaucaire? Mio caro Monsieur Beaucaire, io vado esattamente a preparare il bagno della regina. E quando la regina sarà nel bagno, chi lo sa, potrei incontrarmi col re. Arrivederci, barbiere. Mimì, vi avverto che se lo farete sarà finita. Non mi vedrete mai più. Ci avete pensato? Allora? 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 Ci ha pensato. Aspettate. Andate. Ok. Signori, non desidero affatto conoscere la vostra opinione, ma solo comunicarvi la mia decisione. Sì. Oh, Beaucaire, pezzo di idiota! Perdonate, sire, perdonate. Scusate tanto, con permesso. Mandare Luca di Chandra, un gagà, un pappagallo. La cui esperienza in fatto di corti si limita a fare la corte. Giusto. Avete finito, signori? Se voi siete qui... Ah! Il diavolo vi prende questa sera! Scusatemi tanto, sire. Non volevo. Mimì. Mimì, chi è Mimì? È la vostra... Cioè, è meglio, è la mia... Cioè, è la nostra. Ora è qui, vero? Ma che diavolo state brancolando? Mimì, posso parlarvi di lei? Ah, no, certo. Adesso, signori, chiudiamo la nostra discussione. Il duca de Chandra andrà in Spagna e ci andrà questa sera. Chi è Mimì? Beh, stava di sotto, ora sta di sulla regina. Basta, ora basta, c'è la regina. Luigi, è vero che intendete mandare de Chandra in Spagna? Verissimo, verissimo, che c'è da dire? Niente, mi domando soltanto perché, fra tutti i nostri baldi giovani, avete scelto de Chandra. Perché no, sangue reale, la migliore spada di Francia. E mi risulta che egli riesce molto simpatico alle donne. Barbiere? Oh, sì, sire, molto simpatico. Ma se de Chandra non parla nemmeno lo spagnolo? Non vi preoccupate, si farà capire a volo. Zitto, idiota! Il re non ha fiatato. Ho detto zitto! Mia cara, vi prego,
Rammentatevi che non si può gridare così davanti al nostro gabinetto. Oh. Soltanto le menti limitate e gritte gridano per esprimersi. Fate zitto, idiota, e incipriatemi la parrucca. Oh, mi spiace, sì. Stavo ripetendo quel che mi ha detto Mimì. Chi è questa? Boccher, ne risponderete! E una volta per tutte, chi è questa Mimì? La mia ragazza, sire, sogna una posizione, il potere. Vorrebbe avere influenza sul re come Madame Pompadour. E chi dice che Madame Pompadour ha influenza sul re? Oh, ma lo sanno tutti, è arcinoto che... Non dovevo. Luigi, vi vedrò più tardi. Mia cara, aspettate, prego. Non dovete fraintendere, prego. Ho detto più tardi e da soli. Ok. Siete uno smisurato imbecille. Uscite dal palazzo. E se vi rivedo ancora, avrò la vostra testa. Sì, sire. Grazie, sire. In quanto all'altro affare, De Sandro partirà per la Spagna stasera. Deve essere di cattivo umore. Crede di essere per parlarmi così? Non sono mica un rifiuto. Sono un uomo. E che uomo? Che cos'ha in fondo più di me? Un anello, una parrucca, qualche manto e dei soldati. Chiunque può essere re. Basta essere nato da quel sangue. Io saprei essere re. È per giunta un buon re. Quel vecchio biglioso non è così regale. Bocca! Smisurato imbecille! Avrò la vostra testa. La mia testa. Già non gli starebbe neanche bene. Se io fossi il re qui sarebbe differente. Non andrei in giro a tagliare teste e ad adescare le ragazze degli altri. Cioè, non andrei in giro a tagliare le teste. Quante maschere. Una maschera per il giorno, una per la notte. E anche una maschera per dormire. Con quella faccia. Se avessi una faccia simile anch'io mi nasconderei. Non sparate! Scusatemi, maestà. Avvicinatevi. Avvicinatevi. Bella camerierina. Grazie, sire. Alzatevi, bimba, alzatevi. Vi ho già venuta a palazzo. Oh, non oso credere che il mio sire si sia accorto di me. Oh, ma certo, siete la piccola cameriera protetta da Boquer, il barbiere. Splendido ragazzo, Boquer, così prestante. Boquer, prestante? La sua è una bellezza greca, da semidio. Credetemi, sire, non c'è niente fra me e Boquer. Niente? Non è niente il bacio che gli deste al ballo della servitù? Dietro ai sacchi di cipolle? Sire, voi lo sapete? Peccola mia, nulla sfugge all'occhio di un re. Ma maestà, non sono venuta a parlare di Beaucaire. Per quanto bello egli sia... È charmant, spiritoso, geniale! E so che gli avete mostrato più che un casuale interessamento. Oh, lo ammetto, sire, per un barbiere è davvero simpatico e anche carino. Ma infine Beaucaire non è che un uomo. E a me non interessano gli uomini, i mortali. Mi interessa la Francia. Che intendete dire? Sire, sono una patriota. Adoro la Francia. E per me, sire, voi siete la Francia. Tutta la Francia. Oh, ecco a che serve il manto. A sdraiarci sopra. Ah, che momento. Essere sola con la Francia.
vedere la Francia, udire la Francia, toccare la Francia. Che grande momento per una donna. Beh, anche per la Francia non c'è male. Ecco, io non sono più una donna. Io sono tutto il popolo di Francia. No, no, solo la parte femminile. La stanza è piccola. Questo, sire, era per la Francia. E adesso uno per le colonie. Luigi! La regina! Oh, maestà, non fraintendete? Certo che no! Non fraintendo mai, vero Luigi? Stavo parlando a sua maestà del mio patriottismo. Sono tempi pericolosi, ragazza. Il patriottismo può costar molto caro. Andiamo, cercherò di farvi ricompensare. Che giornataccia! Guardie! Guardie! Maestà! Scortate questa donna sino alla frontiera spagnola! Oh, maestà, in Spagna! E se rimettete piede in Francia, vi farò giustiziare! Via, uscite! In Spagna? Oh, no! Oh, ma quello è il re! Allora, chi... Boquer! Vendetta! Giuro vendetta! Dite a Madame Pompadour che sono qua. Ma io, maestà... Ho detto, eseguite. Ma sire... Il duca de Chandre? Ora la vedremo. Forse se io intercedessi presso il re. È inutile, ho l'ordine di partire entro un'ora. Ebbene, addio, De Chandre. Il re! Ella mi stava augurando buon viaggio, maestà. A vostra grazia, portatemi in Spagna. Boquer, cosa fate col manto regale? Ho avuto un guaio, portatelo in Spagna. Neanche per idea. Vi prego, andate aiutatemi. Via! Sapete come vanno le cose qui? Cercate di persuadere. Uscite! Ma si tratta della mia testa! Potrei servirvi, servirvi bene. Attento, Boquer! Vi prego. Oh. Oh. Vieni lì! Portatemi via. Non sapete che significhi per me. Mi è andata in Spagna, anch'io devo andarci. È la fine se ci trovano qui. Sarò il vostro lacchè, sarò il lacchè del vostro lacchè. Bisogna rimediare. Pulirò le scarpe, la biancheria, aggiusterò le calze. Lo prenderei a calci. Vi porterò la colazione. Ma non posso. Presto, proviamo qualcosa. Curerò i vostri abiti, vi gratterò la schiena, anche la vostra. Vi taglierò i capelli, vi farò la barba, diteglielo. La barba? Sì. La barba, sì. Ecco, subito, toglietevi quegli abiti. Ecco qua, entrate là, presto. Ci siete, De Chandre? Subito, maestà. Un momento, sire. Avanti il primo. Avanti, aprite. Tenete qua, grazie. Buonasera, De Chandre. La barba a quest'ora? Sì, maestà, vedete, io... È una mia idea, sire. Voi, barbiere? Sì, sire. Strano, avevo proprio l'impressione che dovreste partire. Ah, sto per partire. Sarò partito prima che nominiate Madame Pompadour. Ho quasi finito, maestà. Buon uomo questo Boquer. Chi è questo? Profumo ben noto. Il merletto così delicato, così femminile. La conosco io? Ma io non ho idea, maestà. Mio maestà. Ah, ecco. Sì, è il fazzoletto di rappresentanza. Delizioso profumo, vero? Non darei due soldi per altri profumi. Viene dalla Francia. Ma siamo in Francia. È piccolo il mondo. Questa farsa comincia a seccarmi. Ho ragione di sospettare che si nasconda qualcuno qui, De Chandre. Se dovessi trovare lei, avrete la testa tagliata senza pietà. E voi con lui. Ah, meglio in due. Chi muore solo si strozza. Sire, non avete ragione di sospettare. Non c'è nessuno di là. Lo vedremo. Oh, è terribile. Dio, ho paura. Niente paura, non è ancora il momento. Ecco, ora è il momento. Strano. Avrei giurato che aveste una visita. Ma un uomo può sempre sbagliare. Sì,
errare è umano. Ma mi scusi, Deschamps. Quanto voi, barbiere, si osate solamente fiatare... Ma Dio mi guardi, sire, dall'accennare soltanto che Madame Pompadour si sia nascosta sotto un letto o dietro una tenda. Letto? Dov'è? Presto, al balcone. Andiamo. Oh. Dall'altra parte. Alzatevi, sedetevi. Presto. Scappate voi. Non c'è nessuno. Veramente sono stato un po' impulsivo. Ma può succedere a qualunque persona, non è vero, Deschamps? Non si ragiona con il serpente dagli occhi verdi che è la gelosia, vero? Beh, che vi prende ora? Siete muto? È il sapone. Il sapone. Beh, le mie scuse di nuovo, Deschamps. E voi, barbiere, se aprite bocca, io vi faccio... Oh, per carità, sire. Queste labbra non diranno mai che nel ripostiglio era nascosta la Pompadour. Ripostiglio? Certo. Ecco dove. Acqua, 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 acqua. Ehi! Uscite di là. Non sono buona. Non siete cosa? Non sono buona. Questo lo dite voi. Decollate. Queste parti. Sta tornando. Atterraggio. Ehi, Duca. Duca, qui. Qui sotto. Niente. Deschamps, la mia... è stata una sciocca gelosia. Proprio così, sire. Vogliate scusarmi? È tutto scusato, sire. Su, affare fatto. Datemi la mano. Così. Ora devo andare. Ricordate, barbiere! Luigi. Ora, Luigi, spiegami. Ma non tentare di portarmi in giro secondo il tuo solito. Cos'è questa sciocchezza? È forse una sciocchezza? Per la regina di Francia? Sorprendere il re di Francia? Mentre coccola una volgare sguattera? Cameriera. D'accordo, cameriera. E per di più? Come lo sapete? Oh, si sa, tutte le voci circolano a palazzo. Circolasse così l'oro. Ah, che disgrazia. Tutta la corte potrà bearsene, il re con una serva. Serva? Che serva? Non ho visto serve io. Allora, di certo un altr'uomo era nella tua stanza, con il tuo manto sulle spalle e il tuo anello regale infilato al dito. Anello? Quale anello? Lo sai, il tuo anello di turchese, quello uguale... uguale a quello. Oh, guarda, abbiamo lo stesso gioielliere. Sembra proprio il vostro, eh? È il mio. Non era una sguattera, eh? Oh, merce, sire, merce. Come avete osato? Per salvarla, sire. Salvarla da chi? Da voi, sire. Ecco, lo vedi? Camuffarsi da re voi! Voi un vile plebeo! Oh, per... Guardie! Maestà! Guardie! No. Acciuffate il barbiere! Consegnatelo al carnefice! Che gli tagli la testa! Oh, addio, vostra grazia! Quando arrivate in Spagna, cercate Mimì! Ditele che mi piace! Mimì? Chi è Mimì? La ragazza che voleva essere come Madame Pompadour. Oh! Fatelo morire stasera! E così imparerò a vivere. Che razza di morte! Siete forti, amico mio. Volevate farla finita, no? Ma da uomo, non da salame. Coraggio, ora tocca a voi. Già. Venite! Voglio marcar visita, ho un forte male di gola. Presto, indossate questi. Eh? Eh? Ah-ha! 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 Attenti! Che devo fare? Salutare il re. No, mi riconoscerà. È lotta. Crepate, maestà. Io voglio che ruzzoliate di lassù e vi rompiate il collo. Auguri. Felice viaggio. Oh, la regina. Omaggi, vecchia pollastra. Spezzati una gamba. Che simpaticone. Significa ciò? Che fa così vestito? Poi salire. No, no, non voglio salire. Su, meno storie. Su.
hanno scelto l'illustre duca de Chambre, eh? Sì, generale. Buona scelta. Noi spagnoli dovremmo essere lusingati, signori. E la cara principessa Maria? Ha già lasciato il convento svizzero e viaggia in incognito. Ormai sarà in territorio francese. Oh. E se l'infelice dovesse morire sul suolo di Francia, è positivo che i francesi sarebbero responsabili. E il nostro sciocco re dovrebbe attaccarli. Sarebbe la guerra. Appunto. E durante la guerra tutto può accadere, il trono può crollare. Gente di polso può afferrare le redini del potere e governare la Spagna. Sarà fatto, generale. Non ne dubito. E io so essere molto riconoscente con gli amici. Mi ricorderò di voi. Che peccato che una fanciulla graziosa come la principessa Maria debba morire così, eh? Donna Clara, come immaginate che sia? Sarà bello, gaio, gentile. È probabile che sia giovane e bello. Invece sarà orribile. Molto ricco, grasso e basso, e con tanti menti quanti castelli. Non pensate a queste cose, altezza? Lo so, lo so. È un matrimonio di convenienza politica. Voi siete la principessa di Spagna. Ma anche una donna. Innanzitutto principessa di Spagna. Quanto ci vorrà riparare i finimenti? Beh, io faccio quello che posso con i mezzi che ho. Tu, sbrigati, non vogliamo passare la notte qui sulla strada. Ah, che viaggio. Briglie rotte, polverone, caldo. E poi questa maglia abbastanza deplorevole mascherata. De Chandra, insisto che vi leviate quei vestiti, e subito! Ve l'ho detto, Darman, li toglierò vicino al confine spagnolo, non prima. Per il momento fa troppo caldo e io ci sto benissimo. Poverino. Avete una ciglia in più? Credo di sì, guarda sotto al sedile, Ciro. Che visione. Su, facciamoci sotto. Quella col cappellone vi ha adocchiato. Avanti. Ma han bisogno di aiuto. Ho detto andiamo. Torneranno. Non aspetterò. Cocchiere, staccate un cavallo. Ehi, facciamo due. Vi rammentate, caro De Chandra, che dovreste essere uno sposo in viaggio per il suo matrimonio. Circostanza questa che non mi sorride, in particolare con una donna che non ho mai vista. Ha ragione, può anche darsi che sia brutta e... cioè, volevo dire che sia bellissima. Silenzio. Sì, signore. E posso ricordarvi che io sarò responsabile del successo della cerimonia nuziale. E non ho intenzione di fare una figuraccia, eh? Era bello, vero? La principessa di Spagna non prodiga sorrisi al primo estraneo. Specie se è plebeo. Plebeo nobile... Le forze che vogliono impedire il vostro matrimonio sono pronte a tutto. Andremo avanti senza vedere né parlare a nessuno. Salviamola! Ma non possiamo rischiare, su, la testa a posto! Già, è giusto, niente rischi! E parlate di rischi a Duca de Chandra! Avevi salto in mente! Ma sono... Sei, già sono in sei, tre a testa per voi! Sei o 600, che cosa importa? Che importa! Andate, aiutatelo! Io? Sì, voi siete uomo, avete sangue nelle vene, no? Già, e voglio che ci resti! Andate, aiutatelo! No, lasciatelo rischiare, poi arrivo io! Andate! Ma queste cose si fanno con calma! Andatelo! Fate! Thank you.
qua. Una balena! Tutti? Tutti meno uno. Peccato che è fuggito. Avvicinati, vigliacco! Eri il miglior spadaccino di tutti. Sì. Allontanati, vigliacco! Fortuna per lui che è fuggito, il fellone. C'è uno che tira calci. Guardate. Ma no, è morto. Allora gli risparmio la vita. Non c'è più da avere paura, vostra grazia. Mia grazia? Mia grazia. Oh, mio Dio! Ben fatto, buon uomo, ben fatto. Ricordatevi di ricompensarvi con un magnifico dono del tutto degno di mia grazia. Grazie, vostra grazia. Anche noi, signore, vi siamo riconoscenti. Oh, è nulla, è stato uno scherzo. Chi è là? Oh, beh, devo correre ad affilare la spada, deve essere tagliente per la prossima strage. Tienti pronto, mio fedelissimo. Vostra grazia. Siete rimasta senza cocchiere. Volete darvi il privilegio di condurvi a destinazione? Siete molto gentile. Grazie, ci arrangeremo. Oh, madame, siamo sole. Tra poco sarà notte. Il signore è molto prudente. Bene, se il vostro padrone lo permette. Credo di poterlo persuadere. Oh, attento. Avanti, un altro passetto. Non disturbatevi a attraversare, D'Armando, io parto. Ah, grazie al cielo, siete salvo. Accompagno le signore a destinazione. Ah, già. Lo proibisco in modo assoluto. Sono stufo di questa sciocchezza. La chiama sciocchezza. Ah, non temete, D'Armando, vi aspetto alla taverna al confine spagnolo. Ma di Sandra, non lasceria spagnola, sarei lì a dare il benvenuto al duca. E io ho detto che sarò là. Già, saremo là. Voi no. Egoista. Venite qua, venite qua! Ma questo è tradimento! Fermatelo, sentite, fermatelo! Che fa, Mattia? Si prende gioco di me, avete inteso? Di me! E di chi se no? De Sandro! Ingannare a me! E me no? Ma vi rendete conto, almeno, se per caso arriva tardi, se per caso non arriva affatto! No, non mi rassegnerò a queste storie. No, non posso rischiare la testa per una sua scappatella. Non mi presterò cap... Che c'è dentro quegli Può sostituirlo. Chi può sostituirlo? Vostra grazia. Ah, no, 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 no. Ora basta, devo solo arrivare al confine e ritrovare Mimì. Bisogna. Ma io no. Sarebbe la guerra. Beh, lasciate che sparino, ma io non vado più in giro impersonando duchi, specie del Sandro. Lui fa duelli, si finisce a fette di questo passo. Al contrario, vostra grazia. Lo spagnolo è un popolo caldo, affettuoso, che si interesserà molto di più all'altra fama del duca. Beh, auguri. All'altra fama? È fantastico come lo amano le donne. Già, è vero. Le donne. Già. A centinaia si gettano ai miei piedi, mi accarezzano, mi stringono, mi pigiano, mi pestano e... Ah, no, no. Dovete lasciarmi andare, non voglio più impersonare reali, mai più. Ci stavo per rimettere la testa con quel gioco. Mi dispiace, usate un altro duca. Ah, benissimo, non insisto. Ah, volevo ben dire. Vi rimanderò a Parigi. Volevo ben dire. Alla chiesa. Volevo ben dire. Che dovevo fare il duca. When I took her riding on Monday, riding on Monday, riding on a Monday, she said, no, sir, riding on Monday in the coach and four. Then I took her riding on Tuesday, riding on Tuesday, riding on a Tuesday, she came closer riding on Tuesday than she was before. Thursday, I insisted, day after day, I pray she'd say, si, si, senor. So I brought her riding on Sunday, riding on Sunday, riding on a Sunday, and I taught her riding on Sunday, love as a lovely lore. Then I found her right beside me, and I held her tight beside me.
beside me. There was such a light inside me, in the coach and four, in the coach and four. Dormi ancora? Sì. A voi però il mio canto non ha fatto lo stesso effetto. Era tanto carino. Come vi chiamate? Che cosa importa? Un lacchè ha sempre molti nomi. Ma le vostre parole, la vostra grande bravura di spadaccino, meglio si addicono a un nobile, a un vero gentiluomo. Non parliamo dei nobili. Li detesto. Anch'io non li amo. Essi sdegnano il popolo come voi e me. Sì, non ci pensiamo. Oh. Scusatemi, non volevo farvi cadere. La strada brutta comincia appena ora. Che sarebbe stata così, d'un tratto, senza sapere neanche il nome. Vergogna, fermate, venite subito giù. Saremo qui. Prendete accordi. Sì, madame. Voi, a mezzanotte, quando dormirà, volete condurci a Madrid? Madrid? Ma, signora... Per 100 monete d'oro. Oh, signora... Donna Clara, potrei almeno dirgli addio. Lascerete un biglietto, sarà più facile così. Uscite dai miei sogni, capite? Così l'hai lasciata in vita, amico? Generale, non è stato possibile. Quel pazzo ci infilzava l'uno dopo l'altro. Io me la sono cavata per caso. Ah, sì, amico? Sì, generale, grazie al cielo. Portatelo via a ringraziare il cielo. Ma, generale, sono un amico leale. Serverò di te il più gradito ricordo, te lo posso assicurare. Ma, fuori! Come impedire il matrimonio ora? Bisogna essere in due per sposarsi, vero? E lo sposo deve arrivare in giornata. Le chance. E che cosa ne direste se allo sposo capitasse qualcosa, ad esempio, mentre si trova in territorio spagnolo? Diciamo, stasera. È piuttosto difficile. Dicono che sia il miglior spadaccino di Francia. Davvero? Anche senza spada? Avete un piano? Per ora no, ma state sicuro che quando Sua Grazia arriverà... Andiamo, non potete entrare in Spagna. Non avete il passaporto. Lasciatemi andare, vi prego, lasciatemi. Non posso tornare in Francia. La regina mi ha condannata a morte. La mia cara ragazza, questo non ci riguarda. Venite. Dite che la mandino qui. Tra poco saremo alla taverna. Se lui non c'è, ricordatevi che rappresentate il duca. Oh, mi raccomando, Se dovete inchinarvi, vi inchinate. Se dovete sorridere, sorridete. Sì, signore. Se dovete battervi a duello... Fuggo. Vedete, mia cara Mimì, è così. Vedete, mia cara Mimì, comprendo appieno l'ingiusto trattamento che vi è stato inflitto dai francesi. Il generale ha molta comprensione. Sì, certo, mia cara, e anche, vi assicuro, molta gratitudine per i veri amici. E in che cosa posso servire il generale? Uno scherzo.
per una donna delle vostre evidenti possibilità. Vorrei che quando i miei uomini riceveranno il duca stasera, egli non potesse servirsi della spada. Ammazzarlo? Ammazzarlo? Oh, no, no, chi parla di ammazzarlo, mia cara ragazza? Un semplice sequestro, solo per ritardare il matrimonio. Ma ciò significherà la guerra. La guerra? Che tristi idee per una testa così carina, che potrebbe pensare invece ad una ricompensa. Per esempio, un castello a Barcellona, o magari un palazzo a Madrid. Cosa? Che potrò avere un castello. Mia cara Mimì, non me ne scorderò. Neanche il duca? Ma perché perdiamo tempo? Le fanciulle mi stanno aspettando laggiù. Avete visto quanta femminilità? A metri quadrati. Pensate che terreni. Eh sì, aspettavano il vero duca Alessandro. Sì? Forse è proprio lui. Sua Eccellenza il generale comandante l'esercito spagnolo, Don Francisco Miguel Carlos Altamira de los Monteros y Consejo de la Torre La Vega del Palacio del Castillo de los Ríos, García González Rocamora y Andrade de la Serna. Si è portato dietro tutto l'esercito. Fatelo passare. L'uomo più potente di Spagna. Su, presto, vestitevi. Avete capito, eh? Penserò io a parlare, intesi? Sì. Voi fate solo in chi? Sì. No, non è il mio. Ma neanche questo è il mio. Ah, ecco fatto. No, no, no. Neanche quello? Avanti, presto, su, via. Vostra Grazia, vi salutiamo in nome della Spagna. Eccellenza, vi saluto in nome della Francia. Io spero che Vostra Grazia abbia fatto un buon viaggio. Avevo un'ottima carrozza, mia grazia ci stava comodissima. Sua grazia scherza, è sì. Stato molto faticoso e scomodo e ora sua grazia è realmente stanca. Anch'io sono un po' stanco. Conosco un gran rimedio, mi sono permesso di ordinare il pranzo. Piatti appetitosi per invogliare il pranzo. Ah, bene, no, non ho fame. Vini per risvegliare i sensi. Non ho sete. E dopo pranzo, qualcosa che rapirà gli occhi di vostra grazia. Bravo, cominciamo dalla fine. Andiamo. Su, venite, ve lo concedo. Sì, grazie. Dopo di voi. Dopo di voi? Dopo di voi, vostra grazia. Dopo di voi? Dopo di voi. Thank you.
lasciatevi guardare, che gioia vedervi. Anche per me, Walker. Oh, mamma, mi sentite? Chi se l'aspettava? Credevo che foste arrabbiata con me. Arrabbiata? E per quale ragione, poi? Ecco, perché a causa mia vi hanno cacciato dalla Francia. Oh, non l'avete fatto apposta, vero? Oh, no. È stato solo uno sbaglio. Un ridicolo sbaglio, eh? È così, uno sbaglio. E chiunque può fare sbagli, vero? Già, facciamone uno adesso. Ma che cosa fate così vestito da duca? Ho preso il suo posto. Voi sapete com'è il duca, vero? Cherche la femme. Grazie, ecco, obbedisco. Sicché hanno scelto proprio voi per impersonare l'irresistibile del... Esatto, vi sorprende? Affatto, è stata un'ottima scelta. Dite sul serio? Certamente, non si nascondono qualità e lignaggio. Certo. Quando ce l'hai, ce l'hai e non c'è niente da fare. Proprio così. Basta uno sguardo. Quella fronte regale. È di famiglia. Il mento degli Asburgo. L'ho preso da mia madre. Il naso dei Borboni. Quello l'ho preso da mio padre, adorava quei cani. Questi fieri occhi castani. Questi capelli morbidi, lucenti. Li vedeste dopo lavati? Oh, Mimì, dimentichiamo il passato e sistemiamoci qui in Spagna. Noi tutte e due? È il numero che ci vuole, no? Devo ammettere che è allettante. Allettante? Ma è... sì, è allettante. Oddio, che bel sogno. Noi due, io e te soli in una graziosa casetta. Sì, Mimì, e forse tra un anno o due... Ci sarà pure un vagito nella culla. Vorrei tanto avere dei piccini. Oh, Boquet. Mimì. Su, sfilatevi la spada. No, non posso. Devo sembrare il duca con la sua durlindana. Sì, guardia. E tocca il suo uomo. E anche le donne tocca. Chissà come farà. Ah, è semplice. C'è solo da tenerla in questo modo. Vedete? In guardia! Già, ecco così. Chi sei, brutto cialtrone imbroglione? Mimì! Ma che vi prende? Mimì! No, non vi eccitate. Ecco, infetto barbiere. Ti insegno io a far cacciare la gente dalla Francia. Mimì, che succede? Lo vedrai. Mimì! Ehi, ragazzi, che è carnevale? Oh, attenti, attenti, mettete via l'argenteria, non sporcate per terra! Pagherete i danni! È tutto uno sbaglio, non sono io l'uomo, non volete macchiarvi le mani di sangue! Riflettete! L'avete visto? No, là non c'è! Ehi! Lasciatemi, ragazzi, ve l'ho detto, sono un altro uomo! Da dove vedi? Beh, io spiegherete poi, ora avanti. Io vi copro le spalle. Prendete quello. Sarà un giochetto, sono soltanto sei. Taglia quello grosso, è un fesso. Prendete quello. Ben fatto, mia cara. Grazie, generale. Tra pochi secondi il vostro valoroso e galante amico sarà morto. Morto? Oh, ma generale, avevate non detto... Non fate l'ingenuo, uno sciocco duca di più o di meno. Ma generale, c'è uno sbaglio. Prendi, fellone. Battetevi con il padrone adesso, prendi qua, ancora, ancora! Incassato, eh? Ti servirà di lezione, maledetto assassino. Volevi farmela, eh? Indietro. Quattro arrivati e due per via. Ah, no, questo no! Vostra grazia, state bene? Oh, non è niente, erano solo in sei. Un po' d'esercizio. Quanto ci ha messo a cadere? Poveri dilettanti. Loro che sia caduto sotto la mia protezione. Prometto di indagare immediatamente. Non ne parliamo, buon uomo, l'incidente è chiuso. Vostra grazia, d'ora in poi sarà sempre guardata a vista. Ora provvedo che vi riparino l'abito. Sì, e che ripuliscano qui. Ti prego. Non sapevo che volessero ucciderti. Lo giuro, ti do la mia parola. La tua parola? Una casetta, un giardino e io sepolto sotto. Oh, devi credermi, lo devi. Tieni le mani a posto, non voglio vederti mai più. Ascoltami, Boquer, la tua vita è in pericolo. Parli di pericolo a me. Io dico, puff, ai rischi. Doppio, puff. Ehi, ehi, ora basta, non voglio mica diventare un colabrodo per voi. Venite, toglietevi quegli abiti, no, abbastanza. Ma vostra altezza... Non state a lustrarmi, intesi? Voglio ritornare a vostra bassezza. Ma che succede? Eccoci qua.
Ah, oh, Alexandre, grazie al cielo siete sano e salvo. Su, presto, cambiate il vestito. Niente affatto, ora me ne andrò a Madrid. A Madrid? Devo rivederla ancora, solo per dirle addio. Lo proibisco in modo assoluto. Lo proibisco in modo assoluto. Vergognatevi, rischiare la vita dei vostri compatrioti per un capriccio. Capriccio? Non ho mai amato prima d'ora. Beh, rimandiamola più tardi, datemi il vestito. Ragione, cambiatevi, su. Darman, scusate ma non capite niente. Volete far uccidere il promesso sposo? Quegli uomini non cercavano lui, cercavano me. Ah. Sì, è vero. Già, è proprio così. Ecco perché non voglio questi abiti. Va bene, come volete. Cambiate abito. Trascinate la Francia in guerra. Dite a me. Non mi aspettavo questo da un prode come voi, Beaucaire. Io e che ho fatto? Un uomo che può giocarsi le menti più acute di Spagna. Ah, sì? E come? Su, state a sentire. Ascolto. Uno di noi è duca e l'altro è barbiere, è così? Certo. Ma essi non sanno quale. Già, che bestia. Se ora cambiamo d'abito e mi uccidono, chi avranno ucciso? Il duca. Ma se restiamo così e lasciamo che uccidano voi, chi avranno ucciso? Nessuno, un barbiere. Oh, avete capito. Restiamo così allora. Da bravo. Viva il duca! Viva il duca! Arrivederci a Madrid. E auguri! Ehi, è stato furbo a progettare una cosa simile. Ora non potranno uccidere che un povero barbiere. Un barbiere? Un barbiere? Ma sono io! Sicuro? Viva il duca! Sì, sì, viva il duca! Oh, no! No. Donna Clara, dov'è Maria? Non scenderà, sire. Come? Non le avete detto che è arrivato il duca? La principessa informa vostra maestà che per lealtà verso i sudditi si piegherà alla cerimonia domani e si sottometterà al matrimonio con il duca. Fino allora vuole restare sola. Caparbia, ragazza. Si abbia la mia disapprovazione e non la perdete d'occhio. Dov'è quel Deschandre? Ma come può un uomo tradire per una donna l'onore del suo paese? Io domando e dico. In più c'è il piccolo particolare della mia pelle. Che succede? Presto, la parrucca. Sì. Parata, stoccata. Toccato. Parata, stoccata. Là, bevi il tuo sangue. Parata. Sua grazia può ricevere un messo del re. No, sua grazia non è pronto. Ecco, ancora pochi minuti. È terribile. È il momento della presentazione. Che farò, Beaucaire? Che farò? Non contate su di me. Voi? No, no, no. Credete che io possa presentare voi al re? Purtroppo sì. Sarebbe la nostra fine. La mia specialmente. Non vi presenterei all'ultima pulce che è sull'umile coda del più rognoso dei cani. Oh, Deschamps! No, basta ora. Oh, che gioia rivedervi. Oh, vostra grazia sia lodato il cielo. Non c'è tempo da perdere. Dovete togliervi quegli stracci subito. E io pure. No, 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 devi indossare l'abito di gala. Ho girato tutta Madrid, non ho trovato traccia di lei, è scomparsa. Oh, dimenticatela, signore, non è che una donna, una chioma lucente, un sorriso, un po' di merletti, sono tutte uguali le donne. Averle tutte. Oh. La voce del padrone. Proprio in tempo. Deschandre! Deschandre! Ancora! Ah, no, ora basta! Deschandre! Deschandre! Vostra grazia, dove andate? State tranquillo, tornerò! Speriamo che andrà presso la ragazza. Che pazzo! Rischiare ogni cosa per una donna. Ma cosa gli importa? Quanti anni avete? Cercate qualcuno? Voi qui? Ma come? Tacete. Vi ho ritrovata e questo solo importa. Oh, perché siete venuto? Perché vi amo. Ma che sciocco, avrei dovuto venire prima. Immaginare che sareste venuta per il matrimonio. Potevate immaginarlo? Ma certo. La nostra nobile padrona non poteva essere diretta che al matrimonio reale. Già, le regali nozze. Ma che cosa ci importa di questa stupida esibizione politica? Non vi pare? Ora bisogna che me ne vada. No, non più.
La mia padrona sarà in cerca di me. Una carrozza ci attende, fuggiremo stasera. Oh, no, è impossibile. Nulla è impossibile se mi amate. Vi amo. La mia padrona. Oh, vi prego, andate. L'aspetto qui a mezzanotte. No, presto, andate. A mezzanotte? Sì, ma andate. Emissario del re. Sua maestà riceverà subito il duca. Sì, dite a sua maestà che stiamo arrivando. Sarà meglio dirgli che stiamo partendo, andiamo. No, cercate il duca, riportatelo indietro a qualsiasi costo. Io farò di tutto per procrastinare. Sì, procrastinate, ci vediamo fra un mesetto. Che occasione per squagliarsi. Dite che è indisposto. Ecco sua grazia. Annunciate sua grazia. Just passing through and I thought I'd look for the powder room if you'd like to take the powder here, Rusty. Sua grazia, il duca de Chambre. Il duca è tornato. Dove? Scusatemi. Il duca, scusatemi, dove l'avete trovato? Non l'ho trovato, imbecille, si parla di voi. Ah, bene, di me? Ma volete scherzare, eh? Arrivederci. Siamo in ballo, dobbiamo ballare. No, io non so ballare, me la batto. Se ve ne andate finite a pezzettini. E se resto a pezzettoni? Non avete scelta. Al solito, eh? Rammentate. Siete l'idolo della Francia, un principe del sangue. Ecco il mio occhialino. Cos'è? È l'etichetta. Guardate fisso il re. Andiamo. Ma che serve a cercare i microbi? Che nebbia. No, non è nulla. Oh, la parrucca. Ma io non vedo niente con questa affare. Bisogna che lo portiate. Arrangiatevi, giù, venite. E questo è il fidanzato? Sì, maestà. Più lontano. Sprezzante. Più sprezzante. La narice più a destra. L'occhialino. Molto divertente, caro Deschamps. Grazie, vostro onore. O meglio, maestà. Ma Don Francisco mi ha già parlato della vostra attitudine al comico. Oh, maestà, la mia attitudine al comico è niente a paragone della mia comica inettitudine. Sicché, ecco il famoso Duca de Chambre. L'uomo che con freddo acciaio e cuore caldo ha soggiogato la Francia. Sono io, caro, sono io. Lo spadaccino indiavolato, il prode tra i prodi. Dite, come fate? Oh, sciocchezza, è tutta questione di polso. In guardia, parata, stoccata. E due dozzine di rose alla vedova. Quella storia famosa che centinaia di donne aspettano i vostri baci in tutta la Francia. Come fate? Un cavallo veloce. Capisco. Sono dolente, amico mio, ma la principessa Maria è indisposta. E non interverrà alla festa di stasera.
ma vi assicuro che domani sarà presente al vostro matrimonio. Molto bene, è il mio primo matrimonio e vorrei che fosse tutto a posto, Sire. Un minuetto, in onore vostro e della Francia. Oh, grazie. Contessa? In assenza della principessa mia nipote, la contessa Velázquez sarà la vostra dama. Spero che non vi dispiaccia. A me? È la prima cosa che mi va bene oggi, grazie. Andiamo. Conosce già le bellezze della Spagna? No, comincio a aprirla ora. Lo avete visto? Mi ha battuto sulla spalla. Un innocente piccolo flirt e il mio Alfredo sarà nominato ambasciatore. Alfredo? E perché non mio marito? Oppure il mio? O il mio? Devo parlarvi da sola. Facciamo le 11. Perché no? Ma dopo verrò da voi alle 11:30. Alle 11:30, siamo intesi. Devo dirvi una parola, va bene? Alle 11:30. Alle 11. Un momento. A che ora tocca a voi? 11:30. Grazie. 11:15, intesi. Vostra grazia. A mezzanotte. Sarà meglio che tu intrattenga il duca. Perché tante fisime? Finiamola, lo ammazzeremo stanotte mentre dorme. Andateci piano, amico. Non dimenticate chi è Deschamps. Uno spadaccino dannato. Un duellatore che nessuno può battere. E poi, amici, Don Francisco ha un piano per il banchetto. Non credo però che il duca arriverà a gustarselo tutto. Cosa mi dite? Ah, quelle stupide donnette rovineranno tutto. A voi, mia cara. Avete promesso di aiutarci? Andate. Parlate con lui ed assicuratevi che venga al banchetto stasera. Sì, generale. Non posso farvi passare avanti alle altre. La fila bisogna rispettarla. Oh, guarda chi c'è, balla al ricevimento del duca. Come vi trovate a corte? Chi vi ha dato quei vestiti? No, non lo voglio sapere. Bocquer, devo parlarvi da solo. Spiacente, tutto prenotato. State a sentire, dovete lasciare la Spagna stanotte. Cos'è? Siete gelosa? Siete in pericolo. È un pericolo che mi alletta. A qualunque costo, non andate al banchetto stasera. Cosa dite? In mio onore? Oh, Bocquer, vi prego. Andate, ragazza, cominciate a settarmi. Vostra grazia, volevo soltanto... Spiacente, tutto impegnato. Lasciatemi nome e indirizzo, vedremo cosa posso fare. Avanti la prima. Che richiesta. Allora? Ci sarà. Bene. Ah sì, allora dissi a Re Luigi, dico Gigi, lo chiamo sempre Gigi, dico che strani baffi avete, la regina ne riderà, ed il re disse sì, ma per il solletico. Capite? Per il solletico. Il solletico dei baffi. C'è arrivata tardi. Oh. Il signore è servito.
Avere l'onore di fare il primo brindisi della serata? Ma certo, generale. Grazie. Signore e signori, vi prego. Ai beneamati sovrani dei nostri due grandi... Oh, un attimo solo, scusate. Coppiero? Sua grazia non ha vino. Ah, davvero? Ah, è curioso questo fatto. Chissà dove si sarà favorite, cacciato. Favorite, vostra grazia. No, 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 no. Devo parlare. E poi grazia, devo guidare io. Poco, poco. A proposito. Ai beneamati sovrani dei nostri due grandi paesi, Filippo di Spagna e Luigi di Francia, possa la loro saggezza perpetuare tra noi la pace. Ma perché vostra grazia vuole associarsi al nostro brindisi? Ah, io sono quasi astemio, vi assicuro che il vino dolce per me è veleno. Questo vino non è affatto dolce, è aspringo. Bevete, su, bevete. È aspringo? Proviamo allora ad addolcirlo un tantino, eh? Un cucchiaino di zucchero. Ecco, così è meglio. È troppo dolce. Lo mischiamo un pochino, eh? È delizioso ora. Così va meglio. Ecco qua. Alla salute! Qualcosa non va, amico? No, mi è venuto in mente che a casa ho lasciato le candele accese. Divertitevi! Ciao! Mimì, avevi ragione, sono stato un pazzo. Anch'io, Bocker. Mimì, senti, dobbiamo uscire da questo palazzo. E dalla Spagna? Che non esca dal palazzo. Vieni. Sbrighiamoci. Non riusciremo insieme, vai tu solo. Come? Lasciati qui? Mai. Oh, ma tu devi. Ho detto mai. Ma ti faranno a pezzi. Manderò a prenderti. Senti, forse è l'ultima volta. Vuoi farmi un favore? Qualsiasi cosa, Bocchi. Devi ringraziare tuo padre. Mio padre? Per averti fatta come sei. Con il tuo modo di camminare, di parlare. Con il tuo modo di guardare. Ti giuro che ogni volta che ti guardo mi sento come soffocare. Oh, caro, caro Bocchi. Quella sera che ti baciai dietro i sacchi di cipolle, sembrava che ogni cipolla dicesse alle altre: ti amo. Anch'io lo sentì. Oh, lo so, non sono degno di te. Ho solo acqua nelle vene. Ma quando mi sei vicina, l'acqua comincia a bollire. Bolle. Ed ogni bolla fa altre bolle. Ed ogni bolla di bolla fa le sue bolle. Giurami, mi, che ora sono tutto bollente. Lo so, caro. Anch'io comincio a bollire. Là! Lassù! Svelto, fuggi. Arrivederci, amore. Che Deschandre è incorreggibile. Che vuol dire ciò? Guarda.
guardie! Guardie! Quest'uomo nelle sue stanze, che non ne esca! Oh, amore, che pazzia! Non ci separeremo mai più. Oh, mai, mai. Vieni, adesso dobbiamo partire. Oh no, caro, dobbiamo aspettare domani. Domani? Sì, sarà meglio così. Durante la confusione dei preparativi di nozze, io potrò fuggire senza alcun pericolo. Pericolo? E chi vuoi che si curi d'un lacchè e d'una cameriera? Ti prego, stanotte, amore, adesso. Dammi retta. Va bene, domani. Va via ora, prima che ti scoprano. A domani. Portatelo in cella. Ecco, Maria. Vi avevo avvisato. Andate nel vostro appartamento. Chi siete? Dicono che è la seconda volta che molestate la principessa. Principessa? Principessa? Volete dire che Maria è la principessa di Spagna? Questa commedia non vi salverà la testa, badate. Dite la verità. Non ne vi assicuro che Sua Maestà non riderà troppo di questa storia. E quando saprà chi sono io, portatemi dal re subito. Chi siete? Sono il duca de Chandre. Cosa? Questo anello è il segno d'identità. Infatti. Avanti, slegatemi. Allora, chi è quel pagliaccio? Lui? È Beaucaire, il mio barbiere, che stava per sposare la mia principessa. Venite qui, aiutatemi, scioglietemi, per favore. Bene, 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 bene. Sarebbe una buona soluzione se Sua Grazia restasse qua giù, prigioniero. Mentre domani, un barbiere sposa la principessa di Spagna. Lo scherzo è durato abbastanza. Oh, e che farà ora il nostro amato sovrano? La guerra? Vi ordino di farmi uscire di qui. Certo, Vostra Grazia, certo. Dopo la guerra, il matrimonio avrà luogo come stabilito. La Spagna. Brutte strade, gente ostile, caldo. Era meglio restare a casa. Su, su, Luigi. Il nostro viaggio è un gesto di amicizia. E poi, sai, io ho un debole per i matrimoni. Ricordi il nostro Luigi, le nostre nozze? Mm? Il nostro? Certo, certo. 40 anni fa. Ah, mia cara, tu eri la più bella, la più radiosa donna di Francia. Oh, Luigi. Ah, sì, la più bella eri. E quando ti guardo adesso, 40 anni sono molti. Che succede? Perché queste campane? È il segnale del matrimonio. Ah, speravo che il palazzo andasse a fuoco. No, no, niente incendio. Il duca ci ha rovinati, rovinati. Che succederà se non si fa vivo al più presto? Come osate? Come osate accusarlo così di fellonia? Il duca de Chandre è innanzitutto un uomo d'onore e vi dico subito che se gli non torna l'onore è morto. La virtù è morta, il valore è morto. Tre morti e due noi fanno cinque. Dio sia lodato, forse. Magari lo fosse. Non è lui, è l'altro. Come, Vostra Grazia? Ancora in vestaglia? Tutti gli invitati sono già alla cerimonia. Ah, ecco, io... È un po' in ritardo. Un membro della nostra missione non è ancora arrivato. È molto importante. Senza di lui non si fa il matrimonio. Sua Grazia intende dire che quel tale è l'anima di ogni famiglia. Ah, sì, sì. Ecco. Credevo che il ritardo fosse dovuto al piccolo strano incidente di stamani. Oh, no. Che incidente? Oh, niente, una sciocchezza. Un piccolo cialtrone vestito da lacchè che andava dicendo di essere il duca de Chandre. Il duca de Chandre? Ma è impossibile, non mi sono mai mosso di certo, qui, è vero. Certo, un povero matto. E che gli avete fatto? Oh, giusto, aveva il vostro anello. Ma dov'è? Cioè, voglio dire, certamente dove... Certamente rubato a Vostra Grazia. Che avete fatto di lui? Che cosa mai si può fare di un vile lacchè che tenta di passare per un duca? L'ho chiesto prima io. Lo si mette contro il muro, si puntano i fucili e... Peng.
Bend? Non sopporto gli spari. Beh, io ho ancora qualcosa da sistemare. Se non vi rivedo più fino ad ora, auguri, vecchio mio. Anch'io ho qualcosa da fare, torno subito. Siete nervoso, vostra grazia. No, no, non è nulla, anzi. Non vi servirà. No, mi sono già fatto le cuffie. Allora andiamo. E se prima vi vestiste, Oh, sarà in forma ufficiale. Balletto? Ah. Permettete, vostra grazia? Sì. Ecco, signore. Vostra grazia. È quello d'ordinanza? Sì, signore. Impertinente. Chi è? Il re e la regina di Francia. Il re e la regina di Francia. Se le loro maestà vogliono passare nella sala del trono, informerò il re Filippo del loro arrivo. Grazie. Avvertite anche il duca de Chandre. Sarà fatto, maestà. Devo vedere il duca. Dolente, ecco il generale. Generale, un momento. Il re e la regina di Francia sono arrivati per le nozze. Luigi? Mm-hmm. Qui? Che fortuna abbiamo. I vostri uomini sono ben istruiti? Nel momento in cui il barbiere sposa Maria, loro arrivano con Deschandre. Benone. Generale. Sì? Come arrivano con Deschandre? Non è lui. Siete intelligente, mia cara, eh? Non so quale sia il vostro gioco, ma ora è finito. Abbiamo il vero Deschandre nel carcere. Oh, no! Oh, sì! È stata una strana sorpresa, Luigi. Devo ammettere che siete un temerario. Ah, grazie infinite. Un temerario? La Spagna è una fortezza in armi, Luigi. 50.000 uomini aspettano di marciare. E devo confessare che sono stato quasi sul punto di dare quest'ordine. Cosa vi ho fatto? Il duca Deschandre. Deschandre? Già, sicuro. Il duca, ammetto, sarà un grande, uno splendido spadaccino ed altro, ma ditemi, tutti i vostri nobili sono così, così balordi? Ma Filippo, vi giuro, io non capisco, Deschandre è uno dei nostri più charmant, più... Sua Altezza il duca Deschandre. Ehi, dite ragazzi, facciamo le cose con calma. Sono già accaldato, un po' d'aria aperta. Vostra grazia vuol favorire? Simpatici. Maestà! Oh, grazie al cielo, siete arrivati in tempo. Deschandre, amico mio! Felice di vedervi! No, ma io, no, Luigi, Sofia, vuoi dirmi? Saluta il duca, mia cara! Ti ho detto di salutare il duca! Oh, maestà! Oh, mio caro amico! Oh. Ma che scherzo è questo? Insomma, vi lamentate di me? Io ero... Non siete stato mai così bene, amico mio, mai, mai! Se mi andrà bene raggiungerò i 30 anni. Non si può andare avanti così, sentite. Insomma, io e il duca... Mi sentite nervoso? Quante volte si è fatto beffa degli altri che si sposavano? Io vi prego, non... Però, scherza con le altrui ferite, chi non lo fu mai? È così? E chi lo ha detto? Shakespeare. Beh, allora perché non se la sposa lui? Oh. Perché non se la sposa lui? Credete che stia a vedere il duca? Sarà bene accertarsene. Vogliamo iniziare la cerimonia? Sì, sì, certo, per forza. Non bisogna separare i colombi più a lungo. È quello l'uomo che dovrei sposare? Non ti pare che mi si chieda un po' troppo in nome della patria? Venite. Sire, ti prego, io non posso sposarla. Avanti. Si tratta della Francia. Ma io amo Mimì. Silenzio. Mimì? Chi è Mimì? Lo ricordate, Mimì, la Pompadour. Oh, sì, certo. Mimì. Luigi. Silenzio. Ma io... Ditemi, maestà, è davvero un buon barbiere? Certo, altro che, è il migliore. Nessuno riesce a radermi la barba come lui. Oh. Sì, dipende da come si affila il rasoio. Grazie, maestà. La nostra carrozza è fuori, attendiamo 2 minuti. Se vi va male, la Francia vi sarà sempre grata. Auguri. Un
Un momento, maestà. Andiamo avanti, vostra grazia. Ora basta. Non accetto imposizioni. Ora dico... Beh, alle buone maniere. Avanti, portatelo fuori. Dove mi portate? Comincia il matrimonio? Chi siete voi? Non andate presto! Voi? Ma siete quella? Eravate voi? Sentite, io... Cosa fate qui? Pare che io vi debba sposare, vostra grazia. Ah, senti, che peccato. Finché morte ci divida. E allora non sarà lungo. Unite le mani. Avete l'anello? L'anello? No, vado a prenderlo. Grazie. Unite le mani. Scopo di questa riunione in così solenne circostanza è la presenza... Guardate da quella parte, voi! ...è quella di unire col sacro vincolo nuziale sua... De Chandra è fuggito. ...principe del sangue, il duca di Chandra... Fermi! Guardie! Fermate il re di Francia! Generale Francisco, che significa questo atteggiamento oltraggioso? Accuso Luigi di Francia... Per il deliberato tentativo di imporre alla principessa di Spagna non un principe del sangue, non il duca de Chandra, ma Monsieur Beaucaire, un comune volgare barbiere. Attento a come parli, Sono Falloni e quest'uomo mente! Sì. Basta con le offese, già che è così non sposo più nessuno. Non è mica per voi, eh? Andiamo, re. Siamo fritti. Oh! Ah. Quest'uomo è Monsieur Beaucaire, un comune barbiere. E voi non vi ribellate? Beh, io rispetto le opinioni di chiunque. Ridategli lo schiaffo, sì. Fortuna che non ho spada. Pizzati dei fatti tuoi, scemo. Generale Francisco, è da tempo che sono al corrente dei vostri complotti contro la pace. Già. Ma ora siete andato oltre. De Chandra, renderete alla Spagna un grande servizio se punirete questo traditore con una spada spagnola. Sì. Oh, sire, ci avete pensato bene. C'è troppa differenza di classe tra noi. Sciocchezze! In guardia parata, stoccata, e poi due dozzine di rose alla vedova. Ma ora non ci sono quelle belle col gambo lungo. Aspettiamo la primavera. Voilà! Momento, parata! Stoccata! In guardia! Ci sono ragno! Guardia!
dispiace, scusate, non volevo... In guardia! In guardia! Dio sia lodato, il duca! Il pistolo de Chandra, infilialo! Il duca de Chandra! È lui che ha mandato per sposare vostra figlia! Il duca de Chandra! Perché? Ti sei fatto male? Oh. Alle braccia, alla testa! Non lo so, l'inventario lo farò poi! Presto, una carrozza ci aspetta! E un'ambulanza! Bravo de Chandra! Ah! Ecco Sire, l'uomo che voleva governare la Spagna! Guardie, prendetelo! Presto, ci inseguono! Che facciamo ora? Non si può più restare qui, non si può più tornare in Francia. Non temere, troveremo un posto. Ci sarà un paese dove si possa morire di vecchiaia. Vada! Tocca a voi, signor Washington. Buongiorno, Boquer. Buongiorno, signore. Il solito? Sì, per favore. La signora Boquer potrebbe farmi le unghie. Ah, Mimì? Come state, signor Washington? Benissimo, grazie. Ah, ma le avete trascurate ultimamente? Purtroppo, sì. Che novità abbiamo oggi, signor Washington? Jefferson e gli altri amici stanno preparando la dichiarazione di indipendenza. Voglio andare a vederli mentre firmano. O a proposito, sarà bene dare un colpetto alle scarpe. Sì, signore. Ehi, lustra scarpe? Sì, signore. Subito, signore. Grazie, signore. Che carriera il nostro Francisco. Look what happened on the way over. Oh,